a Udine, da vicino lontano, col professore Ugo Pagallo, docente di filosofia del diritto presso l'Università di Torino. E lei ha scritto recentemente, ha pubblicato un libro, si chiama The Laws of the Robots, le leggi dei robot. Siamo già nell'epoca, in un'epoca in cui dobbiamo normare la vita dei robot, quasi come se il prossimo orizzonte sia un mondo come Matrix o Terminator? Senza arrivare a scenari apocalittici di quei film, sì, certamente, anzi, non è che il legislatore sia stato a guardare, e quindi di fatto sono già per molti versi abbondantemente normati, human-robot interaction, in cui l'uomo viene visto come badante del robot, cioè letteralmente, siccome queste macchine imparano dall'esperienza, bisognerà tirarli su come si fa con il cucciolo d'uomo o gli animali, nel senso che lo stesso modello di robot che acquisteremo si comporterà in maniera differente a casa tua, a casa mia, a seconda di come lo avremo allevato, cresciuto e via discorrendo. E quindi la risposta breve è sì, la risposta un po' più lunga è che non bisogna fare solo affidamento sulla saggezza, se mai ci fosse, del legislatore, perché molto dipenderà anche da noi, utenti, maestri, badanti, compagni di queste macchine. Parlando di innovazione, direi che la cosa più importante da dire qui a Udine, dunque in Italia e dunque in Europa, e ricordare un documento abbastanza ben ponderato della Commissione europea l'anno scorso, cioè il 2013, in cui per una serie di ragioni il messaggio chiaro del documento è che il futuro d'Europa, quindi d'Italia e quindi di Udine, è nella innovazione tecnologica e quindi sta a noi a trovare nuove modalità di sviluppo nella nuova era dell'informazione. La cosa più interessante a cui stiamo per assistere, secondo me, secondo la mia opinione, adesso nell'ambito delle tecnologie digitali, è l'investimento che queste tecnologie faranno, è buffo dirlo, ma degli oggetti materiali. Fino adesso noi abbiamo sostanzialmente visto tecnologie che riguardano l'informazione, la chiamiamo informatica, tecnologie dell'informazione, cioè manipolano l'informazione, e abbiamo visto che hanno avuto dei risultati enormi, hanno cambiato la nostra vita. Dovunque c'è informazione o passaggio di informazione, queste tecnologie hanno creato una vera rivoluzione. Però dobbiamo ricordare che nel mondo e globalmente l'economia dipendente dall'informazione non è neanche il 20% dell'economia globale. Il resto, l'80%, è l'economia di oggetti materiali, che fino adesso non sono stati toccati da queste tecnologie. Sì, è stato toccato l'inventario, cose accessorie, ma non sono state toccate in quanto tali. L'internet delle cose e la stampa 3D sono invece tecnologie che vanno a impattare direttamente sugli oggetti, e cioè permetteranno a chiunque di noi, con poca spesa, di fabbricare qualunque oggetto. Oggetto tridimensionale, non più informazione, ma oggetti veri, è chiaro, e permetteranno naturalmente alle industrie di creare oggetti con forme e con design che adesso sono impensabili, e permetteranno di farlo in maniera completamente diversa. Per esempio, perché in questo caso viene meno una delle cose principali della fabbricazione industriale, quella che si chiama economia di scala, cioè il fatto che fare 1000 pezzi costa molto meno che farne uno solo. Non sarà più così. Si potrà fare un esemplare per persona, lo si potrà customizzare per ogni persona. E quindi, come si vede, questa è potenzialmente una grande rivoluzione tecnologica, ma anche una grande rivoluzione sociale, perché potrebbe cambiare drasticamente il modo di produzione industriale che conosciamo da 200 anni. Ed è per questo che credo che questo sia il settore di frontiera e anche quello dove vedremo nei prossimi anni il cambiamento più grande.